Grazie, Signore, per il mondo meraviglioso che ci hai dato, per l'uomo dotato di intelligenza e di spirito. Abbiamo sentito la voce di Don Claudio e il nostro cuore vibra di commozione. Sappiamo che lui è qui e ci ascolta, non è distante da noi, ma noi sempre saremo vicino a lui col nostro ricordo e col nostro affetto. A lui chiediamo anche un aiuto, un'intercessione, perché abbiamo da seguire quelli che sono stati i suoi insegnamenti e anche i suoi esempi. In particolare, avvicinandoci adesso all'Avvento, chiediamo a lui che ci aiuti proprio a camminare verso il Signore, in maniera tale che l'Avvento sia non soltanto un aspetto esterno della nostra vita, ma proprio un'attesa interiore con il suo aiuto e con la sua grazia. Ora, dato che questo nostro incontro è un incontro di preghiera oltre che di canto, diciamo tutti assieme, alzandoci in piedi, una preghiera. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Possiamo sederci e adesso brevemente Flavio Aureolum, coordinatore del gruppo, accoglie i presenti con parole di benvenuto e di ringraziamento per tutti coloro che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questo incontro. Buon pomeriggio a voi tutti. Il ministero sacerdotale di Don Claudio è stato caratterizzato nel riguardo delle persone con particolare disabilità, degli anziani, degli ammalati, delle persone sole, degli emarginati, dei poveri e ai giovani. Egli aveva un grande dono del saper coinvolgere le persone, per destinarle all'assistenza di parrocchiani in difficoltà. La musica e il canto sacro era la sua passione. Non perdeva l'occasione di mettere a disposizione il poco tempo libero per la composizione di canti e di musica. Comprendere come lodare il Signore sia, in primo luogo, una gioia che può essere fortemente esaltata grazie alla nobile arte del canto. Fare musica procura grande felicità e soddisfazione ed è un forte collante sociale e religioso, e Don Claudio l'aveva sperimentato già nei primi anni di vita sacerdotale. La musica unisce, travalica i confini di età, razza, colore della pelle. Se c'è una cosa che accomuna tutti i popoli del mondo è proprio la gioia che si prova suonando. Ora il maestro Alessandro Di Micheli, che ha curato le musiche e ha curato il libro che raccoglie gli scritti e le composizioni di Don Claudio, vorrà dire qualcosa riguardo proprio ai sentimenti che egli ha provato nel raccogliere e nel diffondere gli scritti e i canti di Don Claudio. Buongiorno a tutti e benvenuti. Premetto come tutte le volte e mi scuso già
diciamo prima di iniziare, delle mie doti di oratore leggermente scarse, direi molto scarse, perciò mi limito a parlare di quello che sono i sentimenti che mi hanno spinto, diciamo, quello che è la raccolta del libro. Se vogliamo, il libro è stato presentato nel gennaio 2013, parliamo di 417 pagine, 420 brani, suddivisi in tre parti, di cui la prima parte che raccoglie le composizioni corali, la seconda l'accompagnamento liturgico e la terza una ricerca, un recupero dei canti sacri popolari del Comelico. È un lavoro che è stato, diciamo, sono volute 8 ore per facciata e alla fine sembra che sia anche un libro, anzi sembra, lo è, in effetti, scusatemi, ha avuto il parere favorevole della docente Maria Caterina Calabrò, che è la docente di musica sacra, al master architettura, arti sacre e liturgiche presso l'Università Europea di Roma e l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Detto questo, giustamente, non è che siamo qui per celebrare questa cosa, siamo qui per vivere in realtà un sentimento che, ho pensato un attimo, è lo stesso sentimento che ha fatto da legame. Legame a Don Claudio nel momento in cui è stata una persona che, perché ha avuto la fortuna poi di viverlo assieme, è stata una persona che ha amato la parrocchia, i parrocchiani, ha amato la musica, ha amato la montagna. È stata una persona che ha studiato, si è dedicato quindi anche intellettualmente allo sviluppo di queste sue, questo amore che nasceva ovviamente dal cuore. E allo stesso modo, dico, quel 2 dicembre 2009 abbiamo fatto le prove il giorno prima, la serata prima, ci stavamo preparando per il Transeamus, e la sera dopo è stato, diciamo, c'è stato l'ultimo saluto di Don Claudio, la discesa dal Monte Pore, che l'ho visto salire al cielo. Questo distacco che naturalmente ad allora è stato vissuto con un trauma, ovviamente, però volevo in qualche maniera fare qualcosa, spinto dallo stesso sentimento che comunque ha spinto Don Claudio a scrivere la musica, ad amare la montagna, eccetera. Io con lo stesso sentimento volevo trattenere quello che era un ricordo di Don Claudio. Ci avviciniamo ormai a quello che è l'apertura di questo nostro incontro, Arturo Ufficiale. Vorrei ringraziare tutti i presenti, vedo qui anche il signor Sindaco e lo ringraziamo per la sua presenza, perché ciò significa che il nostro incontro ha un valore per la città. Ora, il primo canto di apertura sarà eseguito dal coro Antoni Sois Don Bosco. Il brano scelto è Acqua Viva, composta da Don Claudio, e sarà presentato dalla signora Sandra Sommavilla. Il coro diretto dalla maestra del fratello Dalmas, del coro Antoni Sois Don Bosco. All'organo la signorina Daniela D'Amento. Il canto viene eseguito dal coro che si posiziona qui sulla gradinata. Buon pomeriggio. Il nostro coro ha accolto con molta gioia l'invito ad introdurre la quarta edizione del Memorial intitolato a Don Claudio Sacco, in segno di accoglienza dei cori che animano la liturgia nelle parrocchie della nostra diocesi e che si susseguiranno in questo pomeriggio di preghiera, amicizia e condivisione. Eseguiremo come saluto quello che probabilmente è stato l'ultimo dei canti composti da Don Claudio, Acqua Viva, scelta nel 2005 come inno del Sinodo, un inno all'amore per Gesù, che spegne la sete, fa splendere la luce, dona la vita. Tu non morirai mai, recitava il motto del Sinodo. E noi concluderemo proprio sulla strofa che esprime così tutto l'amore per colui che aiuta. A chi amo, forte grido, certo tu non morirai, sei la vita di ogni uomo, io vivrò sempre per te. Vi ringraziamo per essere qui insieme a noi e vi auguriamo buon ascolto. Thank you.
veniva dalla Marcia. Il coro adesso si posiziona per poter eseguire il primo canto che è Regina Celi. I canti saranno sempre presentati da un esperto e un appartenente al coro. Per quanto riguarda la presentazione di questo primo canto sarà Ivano Colelli. Signore e signori, amici coristi, buon pomeriggio e benvenuti da parte della Scuola Cattolica di Fani Fettari a questo quarto memoria dedicato alla memoria di Don Claudio Sacco. Abbiamo accolto ben volentieri l'invito degli amici del sacerdote scomparso allo scopo di diffondere tra le parrocchie della diocesi di Berlino Fettari canti da lui composti e organizzati e soprattutto per onorarne la memoria. Tra l'altro, tra qualche giorno, se non erro, ricordo il 7° anniversario della sua tragica scomparsa in montagna. Il nostro gruppo è nato nei primi anni del Novecento per volontà di Monsignor Silvio Santa Giuliana, parroco per molti anni nella comunità di Fanna, il quale scrisse anche diverse composizioni di musica sacra. Egli fu il punto di partenza di questa realtà che dura ormai da 86 anni e che è stata portata avanti con impegno e competenza dai suoi successori, Monsignor Giuseppe Pante, Monsignor Vittorio Dalla Torre e l'attuale parroco Don Virginio De Martini. Certo, in questi ultimi anni anni si sono avvicendati innumerevoli cantori, sicuramente più di 100, senza l'entusiasmo e la dedizione dei quali non sarebbe stato possibile allietare e impreziosire le funzioni liturgiche e diffondere nelle nuove generazioni la passione per il bel canto, ma soprattutto la gioia di onorare il Signore e di stare insieme. La scuola presta servizio in occasione delle principali feste dell'anno liturgico, attingendo ad un vasto repertorio composto da almeno 20-25 messe e più di 200 canti. Partecipa inoltre a manifestazioni e concerti che la portano ad uscire dall'ambito strettamente parrocchiale. Da alcuni anni organizza il concerto di Santa Cecilia, che vede la partecipazione delle varie compagini musicali del territorio e che si svolge nella nostra chiesa parrocchiale, quello di quest'anno a Misale a sabato 13 novembre, appena trascorso. Passiamo ora a presentare il programma dei brani che offriamo alla vostra attenzione, diretti del maestro Ivan Dalla Marta, con l'accompagnamento all'organo del maestro Pio Severino. Cominciamo con il brano Regina Celi, armonizzato da Don Claudio Sacco e dedicato alla Madonna, di cui presto celebreremo la festa dell'8 dicembre. Il testo del canto è tratto da un'antica antifona mariana, da alcuni attribuita a Goffredo, abate di Vendôme, vissuto tra il 1093 e il 1132. La melodia in uso risale al XII secolo, ma è stata riadattata nel XVII secolo. Questa gioiosa preghiera è rivolta a Maria, madre del risorto, e dal 1742 viene tradizionalmente cantata nel periodo pasquale, cioè dalla domenica di Pasqua alla domenica di Pentecoste. La traduzione del testo recita: Regina del cielo, rallegrati, alleluia. Gesù, che tu portasti nel seno, alleluia, è risorto, come aveva detto, alleluia. Prega per noi, Dio, alleluia. Buon ascolto. Thank you.
brano che adesso andiamo a presentare è la Salve Regina. È una delle quattro antifone mariane, le altre sono Regina Celi, Ave Regina Cerolo e Alma Redemptoris Mater. Risale al Medioevo, secolo XI circa, e viene tradizionalmente attribuita al monaco romano Aicanaura. La melodia gregoriana, antica quanto la preghiera, così bella e ricca di speranza, ha contribuito certamente alla sua diffusione, facendola uscire dai confini originali delle abbazie del Medioevo per giungere alla conquista della sensibilità e dell'uso popolare. Ve la proponiamo nell'armonizzazione a quattro voci di Monsignor Silvio Santa Giuliana, come detto prima, che fu a lungo nostro parroco nella prima metà del secolo scorso. Salve Regina. Slavo ecclesiastico del Padre Nostro,
musicata dal compositore russo Nikolai Kedrov, vissuto tra il 1871 e il 1940. Raffinato conoscitore della tradizione del canto liturgico ortodosso, è una melodia che, pur nella sua semplicità musicale, sale progressivamente nell'armonica fusione delle quattro voci e diventa sempre più intensa in uno splendore polifonico che raggiunge vette altissime. Un canto dunque che coinvolge in modo viscerale, come è tipico di tanti inni ortodossi, che risveglia nei cuori sentimenti di fede e di speranza. Oce nos. Andiamo al nostro programma col brano Transe Angus.
giorni al Natale. E vogliamo cominciare a focalizzarci su questo evento. E cominciamo appunto con questo brano, Frase Agus, che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato anche il promo iniziale della viva voce di Don Claudio. È un tradizionale canto natalizio, originario della Slesia, è composto probabilmente intorno alla prima metà del XVIII secolo da un autore anonimo. Per lungo tempo fu tuttavia attribuito al cappellano Josef Ignaz Schnabel, vissuto tra il 1767 e il 1831, che probabilmente fu l'autore invece dell'arrangiamento comunemente in uso. Anche noi, come i pastori, siamo invitati ad andare oltre. Siamo coinvolti nel mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio, nel progetto divino della salvezza dell'umanità. Lasciamoci dunque condurre dalla melodia ed andiamo incontro al Gesù bambino che abita in noi. Buon Natale e buona continuazione di pomeriggio da parte della Scuola Cantor. Grazie ancora.
e ci lascia stupiti di le profondità che può ispirare al nostro animo. Ora diremo il canto che è caratteristico di questa manifestazione, cioè Santa Maria del Cammino. I cori quindi si riuniscono e ci sono due altre adempienze che noi vogliamo fare. La prima verrà consegnato ai direttori o rappresentanti dei singoli cori un libro degli canti di Don Claudio, in maniera tale che essi possano diffonderlo, i canti e le musiche nelle varie parrocchie. E il secondo momento di seguito sarà la possibilità di dare ai rappresentanti dei cori del maggio scorso un DVD contenente il filmato di tutti i canti che ogni coro ha eseguito. Quindi procediamo con il coro tutti assieme per la grande finale che è quella del Santa Maria del Cammino. Iniziamo questo pomeriggio di canto e preghiera con un brano composto da Don Claudio per l'inaugurazione della chiesa di Mas. A cori riuniti ora cantiamo alla Madonna, Santa Maria del Cammino, perché ci accompagni sulle strade della vita. Thank you.
primo libro sarà consegnato, il libro di Don Claudio, al coro di Farra di Feltre, il suo incaricato. A ritirare il DVD e rappresentarvi da prima il coro Sois. Altro DVD al coro di Puos dal Pavo. Come dicevo, il DVD contiene il filmato di tutti i canti che ogni coro ha presentato nella scorsa edizione del nostro memoriale. Ora invitiamo Sua Eccellenza Monsignor Andrik, Giuseppe Andrik, nostro vescovo, se vuol dire due parole. Porto il saluto riconoscente del vescovo signor Renato, possibilitato a essere presente, e a nome suo ringrazio gli organizzatori, ringrazio Don Sergio, Sacco, Flavio, ma tutti i partecipanti. Questa edizione, la quarta, mostra il progresso, c'è veramente da complimentarsi per la robustezza di tradizione dei vari cori, per la varietà, anche la tipologia dei canti che sono stati scelti e ben eseguiti, anche per l'età dei vari coristi. Io porto a nome del vescovo, di tutta la diocesi, un ringraziamento sincero. Il saluto del parroco di questa splendida chiesa. C'era un momento e modo, modalità più bella per iniziare questo cammino verso l'Avvento, verso il Natale, prepararci così alla venuta del Signore. Abbiamo vissuto un'ora e mezza, un'ora e un quarto di meditazione, di preghiera, di contemplazione, e vi auguro di portare a casa quanto, in modo molto sintetico, preciso e anche efficace, ha detto Anna, l'ultima presentatrice, che ha detto anche il significato di questo nostro incontrarci, segno di unione, di comunione, poi anche la bellezza della musica che ci unisce e ci fa respirare veramente e si nutre di speranza, contrastando tanti messaggi di gufi che dicono va tutto male. Allora grazie a voi, siamo onorati, anche contenti che, di ospitare questa rassegna così bella. Tante grazie a tutti. È che il nostro memorial termina con un incontro conviviale al quale tutti siete invitati, e poi ricordiamo il prossimo appuntamento per il 14 maggio del 2017 presso la chiesa parrocchiale di Domegge di Cadore. Arrivederci allora a Domegge, e intanto buon Natale a tutti.